Parlando di gamers, io sono Mariscella e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Allora, dobbiamo andare a parlare con Pericle. Sto registrando una puntata dietro l'altra, quindi le missioni secondarie le sto lasciando un po' indietro, ma per adesso le missioni sono alla nostra portata, quindi in teoria non dovrei avere grossi problemi. Siamo a livello 20, che insomma credo che non sia malissimo, anche se c'è molto lavoro da fare, però stiamo andando avanti abbastanza spediti, il che è molto buono. E poi sono molto curiosa di vedere come prosegue la storia. Nella scorsa puntata abbiamo aiutato praticamente un suo amico e adesso dobbiamo vedere di salvare, mi sembra, una persona dall'ostracismo. Aspettate. Qui c'è qualcuno che se ci becca ci fa fuori. Comunque, vediamo un po' cosa ci dice. Eccoci qua. Quasi arrivati. Arriviamo, Pericle. Da te. Abbiamo salvato il tuo amico, abbiamo fatto un sacco di cose belle. E adesso torniamo da te. Devi essere quella che ha mandato Pericle. Sì. Mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto cosa devo fare. Ovviamente. Per quello ci sono io. Se qualcuno viene esiliato, può tornare? Se lo fa, viene punito. Che fa una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Vuoi che manipoli l'ostracismo? È Pericle a volerlo. È di certo alle sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare o uscire. Resta qui. Forse, perché la nostra settaggine non è proprio il massimo in realtà. Comunque va bene. Allora, monumento degli eroi. Andiamo. Raggiungi il palazzo di giustizia nell'agora. E a quanto pare non dobbiamo farci vedere. Sapete che io sono molto brava in questo. Molto brava. La mia proprio bravura. Più nessuno è bravo come me nello stealth. Allora, qui in teoria non potremmo entrare. Già ci stavano peccando. Molto bene. Ok, questo lo potremmo uccidere in teoria. Aspettate. C'è qualcosa che non va. Qui. Vieni nell'erba, che sennò mi vedono tutti. Eccoci qua. Così mi semplifica la vita. E poi andiamo di qui. Mannaggetta. Direi di scappare. E vabbè, ma comunque sono un po' agitati per niente. Ecco qua. Prendiamo tutto. Fatto, vero? Scambia gli ostraca con quelli di contraffatti. Molto bene. Quindi io direi di nascondermi per adesso. Dobbiamo scambiare gli ostraca. Praticamente mandiamo a condannare all'esilio un'altra persona al posto di quella designata. Aspettate! Secondo me prima ero giusta e ho fatto su un caos praticamente per niente. Ecco, allora, qua ragazzi, qua, devo scambiare. Ruba. Ok, fatto, torna dal contatto. Vai. Via. Ragazzi, se venite beccati, scappate come se non ci fossero domani. Tanto sono... non sono intelligentissimi questi cosi. Allora, andiamo.
Andiamo, via, via. State attenti alle frecce. Via. Cioè, praticamente, questo gioco dovrei chiamarlo di darmi alla fuga. Ecco, di solito è quello che faccio. Andiamo. Pericle, ho fatto tutto con una steltezza che non potresti neanche immaginare. Proprio bravissimi, bravissimi. Proprio applausoni, applausoni grandi. Fatto. Sei veloce. E che cosa ne farai? Li butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. Mi scuso per il ritardo. Ci sono prove di una tentata manipolazione del voto. Non preoccupatevi, gli ostraca sono validi. I voti sono stati contati e Anassagora verrà ostracizzato. Non lasciarti andare facilmente nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi, anche se lui era più vicino a Pericle. Strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Chi sei? Perché Pericle dovrebbe intervenire? Pericle difenderebbe qualcuno? Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito. Questa giornata ha portato più domande che risposte. Hai detto che eravate intimi. È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono le nostre azioni a determinare chi siamo. E ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu chi saresti? Sono Cassandra, sono una mercenaria. No, sono Cassandra. Il mio nome è Cassandra. Dai. Eppure non sento di conoscerti. Forse posso capire chi sei in un altro modo. Vuoi conoscermi? Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Le dracme sono più importanti, la conoscenza è ciò, certo, che più conta. La conoscenza motiva ogni mia azione. Allora, in questo caso, siamo simili. Conoscere quando attaccare, che arma impugnare, o quando usare la ragione anziché la violenza. Forse mettiamo in pratica il nostro amore per la conoscenza in modo diverso. Lo faccio secondo le mie esigenze. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria, per dracme forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. E l'abbiamo fatto per soldi, in realtà, però comunque ho dovuto farlo, non ho fatto niente. No, diciamo la verità, ho dovuto farlo. E le tue necessità sono più importanti di quelle dell'uomo che hai contribuito a ostracizzare? Eppure sollevi una questione interessante. Chi è più responsabile? Anassagora per essere coinvolto o tu per aver deciso il suo destino? Anassagora è responsabile. Ma in effetti, dobbiamo fare risposte filosofiche, ragazzi. Io sono responsabile. Sì. Io sono più responsabile, ma l'ho fatto perché mi importa di una cosa. Di me stessa. Allora spero che ripenserai a oggi, ad Anassagora, alle scelte. Socrate, eccoti. Eccomi. Sei in ritardo, ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora, e l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? Perfetto. Niente meno che Socrate, perfetto. Ah, abbiamo due taglie sulla testa. Devo tornare da lui e scoprire cosa sanno di mia madre questi ateniesi. Perfetto, adesso possiamo tornare da Pericle e magari sapremo qualcosa perché sta meditando di sua madre.
Va bene, comunque va bene, lasciamola meditare che arriva sera. E volevo soltanto io in realtà pagare le taglie sulla testa. Ecco qua, perché non le voglio avere, grazie. Tanto di soldini ne ho tanti, direi di tornare da Pericle. Facciamo questo e poi magari possiamo chiudere la puntata. Vediamo un po' che ci dice. Ci siamo quasi, ragazzi, adesso sono curiosa di vedere se riusciamo a scoprire qualcosa su nostra madre. E abbiamo anche un fratellino che è leggermente fuori dalle righe, devo dire, Alexius. Devo dire di sì. Però la cosa è molto interessante, secondo me è molto recuperabile il fratello. E quindi vedremo. Pericle, siamo qui. Cassandra, sei tu? Febe. Avevi promesso che ti avrei rivisto, ed eccoti qua. Ti avevo anche detto di stare lontana dai guai. L'ho fatto. Beh, ci ho provato. Non credevo di vederti qui. Come sei arrivata qui? Che bello, Febe, ragazzi. Come hai fatto ad arrivare qui, Febe? Beh, ho fatto un po' di dracme lavorando per Marco. Hai pagato qualcuno perché ti portassi ad Atene? Non proprio. Febe? Le dracme mi servivano una volta arrivata. Non potevo usarle per andarmene e non volevo più aspettare. Così sono salita di nascosto su una nave. Ma non mi ha visto nessuno. Incredibile, ce l'hai fatta. Non ricordo molto della mia infanzia ad Atene. Ma a volte vedo qualcosa di familiare. È bello. Non riesco a credere che tu sia qui. Nemmeno io. È incredibile, siamo ad Atene. È così diversa da Cefalonia. Ma che cosa sei venuta a fare? Sono qui per aiutare a prepararti. Devo farti lasciare le armi e farti indossare questi abiti. Quindi, in qualche modo, stai lavorando per Pericle? No, per Aspasia. E com'è lavorare per Aspasia? Beh, quando sono arrivata ad Atene mi sono cacciata nei guai. Potrei essere stata a capo di un gruppo di orfanelli che ha cercato di imbrogliare Aspasia. Non sapevamo che fosse lei. E poi l'hai convinta ad assumerti? No, me l'ha chiesto lei. Ma che fortuna. Non sto capendo perché dovrei cambiarmi i vestiti. Qui si fa così. Anch'io mi sentivo strana all'inizio, ma ti ci abitui in fretta. E le mie armi? Non preoccuparti, ci penso io. Non vorrai spaventare la gente. Beh, va bene. Va bene, andiamo. Non puoi. Non con quegli abiti. Agli ateniesi piace se sei come loro. Ma non preoccuparti, ho gli abiti che fanno per te. Mi cambio, sì, dai, mi cambio. Prometti di tenere d'occhio le mie cose? Sì. Lascia le armi nell'angolo e te le ridò quando hai finito. Ho un po' di ansietta per le armi, perché entrare senza armi non so se sia proprio una cosa meravigliosa. Però, questi abiti, meglio cambiarsi. Sta bene. Ora sei uguale agli altri. Lo dici come se fosse una cosa bella. Lo è. È così che devi sembrare per farti prendere sul serio. Fidati. Va bene così? Sei pronta per entrare. Niente paura, hai affrontato cose peggiori di questa. Non me ne vengono in mente molte in questo momento. Sicura che non posso portare nemmeno un'arma? Niente armi. Ora entra, sbrigati. E non andartene senza salutare. Tra l'altro vi ricordo che a Cefalonia abbiamo combinato un caos, perché abbiamo aiutato la bambina a liberare quella gente, insomma, un po' malata. E alla fine era malata davvero, insomma, non eravamo sicuri, ma abbiamo creato un Sei po' di caos. Non puoi già andartene. Andiamo, guardate che bella lei vestita così. Dobbiamo parlare con lui, ma direi di darci anche un'occhiata attorno, perché no? Oh, una bella festa. Possiamo parlare. Quindi l'origine della giustizia non sarebbero i ricchi. Socrate, perfetto. No, ok, parliamo con Erodoto. Salve, sto bene? Vestita così? Caire, Cassandra.
La possente mercenaria e viaggiatrice ha finalmente fatto il suo ingresso. E solo leggermente in ritardo. Erodoto, gli ateniesi non hanno problemi a dirmi quando non sono la benvenuta. È un sollievo vedere il tuo volto amichevole. Stasera non lasciarti intimidire dalla compagnia. Non lo farò. Pericle non è un re. Ha bisogno di farsi amare dai suoi ospiti, così come dal popolo. E a sua volta la gente ha bisogno di lui. Tu non sei diversa da loro. Credi davvero che queste persone mi aiuteranno? Lo faranno se si fideranno di te. Vedo che hai saggiamente indossato gli abiti giusti per l'occasione. Mostrarsi degni di fiducia è la cosa più importante, dopo tutto. Ora, lascia che ti presenti a tutti. Non sembrerà, ma queste persone hanno la chiave per il futuro che custodiscono sulla punta delle loro presuntuose lingue. Ah, Sofocle ed Euripide, per esempio. Due dei drammaturghi più celebrati. Nessuno lancia frecciate come loro. Pare che siano, come al solito, impegnati in qualche sorta di sfida intellettuale. Quello è uno scrittore di commedie, nient'altro! Commedie, Euripide! Ho sentito parlare di Sofocle. Non mi sembra molto intellettuale. A me sembra più un litigio tra amanti. Anche Ermippo ha scritto la sua buona dose di commedie. Dovresti bere di più. Ultimamente è più noto per l'atteggiamento che per il suo lavoro. In ogni caso, l'uomo vicino a lui, Protagora, è un filosofo degno di nota quanto il grande Socrate in persona. Mi sorprende che Socrate sia qui. Socrate non è così grande, no, mi sorprende. Socrate sembra un ottimo modo per rovinare la festa a tutti. Mi sorprende che l'abbiano lasciato entrare. No, non lasciarti irritare da Socrate. Almeno per quest'occasione si è messo le scarpe. Il poveretto che gesticola come una scimmia è Trasimaco. E se lo ascolti bene, noterai che lui e Socrate parlano praticamente delle stesse cose. Ma il vento del suo gesticolare lo rende sordo a ogni critica. Non è per niente ciò che intendo. Dov'è Pericle? Oh, non partecipa mai alle sue feste, il che mi ricorda che ho bisogno del suo aiuto per una questione. Dannato Socrate! Compari sempre quando meno me lo aspetto. Mistios, proteggimi dal suo sguardo amoroso. Oh, Alcibiade, non è il momento della gelosia, ma dell'amore. Non seguire l'esempio di Alcibiade. Comportati bene e non bere troppo. No, non allora, preoccuparti, non beviamo. Dimmi, che pensa una persona come te di una festa come questa? Insomma, Alcibiade sembra interessante. Le feste non sono la mia specialità. Sarà una lunga serata. Le feste dovrebbero essere fatte per vomitare sangue, non delle poesie. Questa gente è così pulita. Se questi ospiti non soddisfano i tuoi gusti peculiari, concentrati sul motivo principale per cui sei qui. Grazie, Erodoto. Ora, se vuoi scusarmi, Pericle è qui da qualche parte e devo prepararlo. Sei da solo, gli dirò ciò che ha detto tuo fratello. Devi andare e non lasciarmi. Mi lasci sola con questa gente. Te la caverai anche senza di me, vedrai. Rilassati, parla con la gente e pensa a cercare tua madre. Ho cercato di essere un po' amichevole, vediamo un po'. Allora, raccogli informazioni su tua madre, molto bene. Quindi, scusi. Parlaci tu con questi ritagli oltre il negozio. Io ho avuto la mia cosa. Ragazzi, forse meglio camminare pianino perché non è proprio il massimo. Dobbiamo raccogliere informazioni e poi abbiamo altre missioni
qui vicino. Vediamo se qui possiamo trovare qualcosa. Però io non attiverei missioni secondarie così. Ciao bimba. Non voglio già andarmene. Allora, vediamo un attimo le missioni vicine. Quali sono, giusto per capirci. In alto i calci... Ah, ok, sono missioni secondarie, che però in realtà sono principali. Molto bene. In alto i calici ottieni informazioni da Sofocle. Amore e odio. Simposio di Pericle. Sì, dai, facciamolo comunque. Andiamo in alto i calici. Che è da questa parte. Immagino che tu sia qui per ridere della mia lite con Euripide. Non è stata una lite, sto cercando indizi. Sei un ricco bastardo. Sto cercando indizi. Sto solo cercando indizi per trovare una donna spartana. Una donna spartana ad Atene? Sembra intrigante. Ma se credi che io presti attenzione a qualcun altro all'infuori di me, ti sbagli di grosso. Parla con Euripide. È la seconda persona più loquace qui dentro. Quel pediculoso xantodontico esoftalmico di un morosofo. Ma sappi che non parlerà senza prima aver bevuto. Non ho la minima idea di cosa tu abbia detto. Certo che no. Facciamo ubriacare Euripide. Quindi vuoi che faccio la scenata? Facciamo quindi ubriacare, dai. Faccio ubriacare e parlerà. Sembra più un argivo che un ateniese. Intuito notevole. Euripide in effetti è di Argo. E va bene. Se non altro a questa festa serve un po' di brio. Devi scegliere il vino giusto però. In cucina troverai ciò che ti serve. Fammi sapere quando Euripide sarà allegro al punto giusto e sguscerò via inosservato. Come fai a conoscere Pericle? Forse volevi dire come fa Pericle a conoscerti. Sono il più grande drammaturgo in circolazione, mentore di Euripide, amante di Asclepio, padre del teatro, eccetera, eccetera. Sarà un onore per lui averti nascosto nella sua cucina. Sei furibondo con Euripide? Sicuro che siete solo amici? Io non sono mai solo qualcosa. Ma lo confesso, io ed Euripide abbiamo un legame che va oltre l'amicizia. Non capirò mai perché dia attenzione a quel banale belloccio di Aristofane. Ravviviamo la festa, ragazzi. Meraviglioso. Ora, se vuoi un consiglio da amico, Aristofane non regge il vino dolce. Ho visto l'effetto che gli fa. Assolutamente, orribilmente delizioso. Non sarebbe una vera festa senza qualcuno che dà di stomaco. Ti faccio sapere se il piano funziona. Perfetto, dobbiamo trovare del vino dolce. Qui c'è una signorina, salve. A parte quel drammaturgo arrogante, non vedo molti ospiti distinti qui. Posso aiutarti in qualche modo? Sono qui per il vino secco, no, il vino dolce. Sono qui per il tuo vino dolce. Sì, prendilo ed esci dalla mia cucina, ho da fare. Molto molto gentile, davvero. Davvero molto molto gentile. E qui si può parlare? Ah no, questo parla. Salve, ho del vino per lei. Un viso nuovo nella dimora di Pericle. È già di per sé una cosa straordinaria. Avrei assistito alla mia imitazione di Cleone. Io lo chiamo Orango. Dimmi, che ne pensa questa? Non chiamarmi questa, ho un nome. Nomi, ma questa non è uno di essi. Come ti chiami allora, creatura dai molti nomi? Cassandra. Non ti facevo una Cassandra, ma non importa. Io sono Aristofane e questo è Euripide. Oh, su via, presentati. Sono Euripide. Per essere un drammaturgo non sai di molte parole. I virtuosi conducono vite silenziose, come ama dire il vecchio Euripide. Non è vero? Quando voglio rilassarmi provoco una rissa. Tu, d'altro canto. Presto, portagli del vino, così dirà qualcosa di intelligente.
Dopo la mia lite con Sofocle, credo sia meglio mantenere la mente lucida. Fate una gara di bevute, sono qui per servirti. Perché non mi dai una mano? Sono qui solo per cercare una... Tanto chiediamo. Eppure ci hai dato l'impressione di essere qui per servirci del vino. Concentriamoci su quello prima, d'accordo? Sì, fate una gara di bevute. Non mi dispiacerebbe fargli una gara di bevute, fargli fare una gara di bevute. Sia a te che ad Aristofane farebbe bene un goccetto. Facciamo un gioco. Una sfida? Ah, ottima idea. Euripide sembra tranquillo, ma non rifiuta mai una sfida. Beh, se ci portassi un po' di vino, potrei mostrare a questo giovanotto come beviamo noi argivi. Perché semplicemente non chiedi scusa a Sofocle? È lui che dovrebbe chiedere scusa a te. Sofocle è un amico, e un buon amico vale quanto un'intera famiglia. Gli serve solo tempo per riprendersi dalla sfuriata. Pericle vi ha invitato qui per una ragione. Possiamo cenare qui e compiacere Pericle, oppure cenare con Cleone. Ma Cleone ha il fascino di un tipico politico. Voce orribile, pessimo lignaggio e modi volgari. Rendiamo onore a Dioniso, che ne dite? Sì, dai, facciamoli ubriacare tutti e due. Brodaglia! Dilettante. Ai miei tempi questo era considerato nettere degli dèi. Un altro giro. Ancora un po'? Ah, non riesco a bere questo piscio di maiale. Potrei battervi entrambi con una mano sola. Beviamo un altro po'. Pronto per un altro? Andiamo, andiamo. L'altro non piace, però... intanto lui beve. Questo vino è terribile. Tu mi piaci. Chi ti porta qui? Mi sono portata da sola. Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Lasciò Sparta? Perché? Perse due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra, è la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate. È un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò. Ippocrate ad Argo. Perfetto. Arrivo. Quindi dobbiamo uscire, secondo me, adesso. Ah, qui intanto mi segna. Torna da Sofocle. Aspettate. Come sta, Euripide? Sbronzo, spero. Puoi smetterla di nasconderti. Euripide non ti noterà. Non noterà più un bel niente. Nascondermi? La guerra è arrivata ad Atene. Si prenderanno prima le nostre case, poi le nostre teste. Voglio conservare la mia dignità. Ciò che ne resta, almeno. Se vedi Pericle, digli che lo ringrazio per un'altra magnifica serata. Ok. Allora, la prossima missione che non faremo in questa puntata è... c'è anche una sottomissione. Ottieni informazioni da Alcibiade e poi raccogli informazioni su tua madre. Perfetto, continueremo a raccogliere informazioni su sua madre. Molto, molto, molto bene. Io direi che ci possiamo fermare qua con questa bella immagine di lei con questo vestito rosso. Quindi ci fermiamo, mettete like, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!